comandante abbia pure il riposo. Buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto rivolgere un deferente saluto al signor sindaco del comune di Porto San Giorgio, avvocato Nicola Loira, e dalla cittadinanza tutta, al comandante generale del corpo delle carabinieri di Porto Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo Vincenzo Melone, a sua eccellenza il prefetto di Fermo, dottoressa Mara De Lullo, all'onorevole Petrini, ai sostituti procuratori. Marittimo delle Marche, ammiraglio Ferrara, al rappresentante della Regione Marche, al rappresentante della provincia di Fermo, ai signori sindaci dei comuni costieri, a tutte le autorità civili, militari e religiose intervenute, ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. La vostra presenza testimonia il forte legame fra l'autorità marittima e le altre istituzioni. Oggi è il giorno dedicato ai saluti del comandante Strusi, al compimento del periodo trascorso a capo del circondario marittimo di Porto San Giorgio. È lui il protagonista di questa giornata. Gli rivolgo il mio augurio di buon vento per il nuovo e prestigioso incarico a Roma. Ringrazio il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per la fiducia che mi ha accordato affidandomi questo incarico e per essere qui presente oggi. Essere investito di questo ruolo in sua presenza mi riempie di orgoglio. È un privilegio assumere l'incarico di comandante del porto e capo del circondario marittimo di Porto San Giorgio, cittadina di origini antiche che trova vigore e bellezza nella sua storia e nelle sue tradizioni. Sancire l'inizio del mio periodo di comando all'interno di una splendida cornice come quella di Villa Riva Fiorita, ove ha sede il Museo del Mare, è significativo del profondo legame che unisce la cittadinanza di Porto San Giorgio al mare. Un connubio sul quale sono fondati lo sviluppo e la crescita di tutte le attività che nel mare e dal mare trovano sostentamento. Intendo proseguire la navigazione sulla rotta tracciata dal comandante Strusi, nel segno della continuità, affinché l'ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio continui a svolgere un ruolo determinante al servizio dell'intera comunità marittima, rappresentando per essa un interlocutore moderno, dinamico ed efficiente, svolgendo un servizio che risulti funzionale all'economia del mare e della portualità, operando con la sinergia di intenti e d'azione che questo territorio e i suoi cittadini meritano. In questi giorni ho iniziato a conoscere e apprezzare il territorio fermato, in cui il patrimonio costiero rappresenta un importante elemento di sviluppo sociale, economico e turistico, e nel quale il ruolo del Corpo delle Capitanerie di Porto è altamente valorizzato. All'ammiraglio Ferrara, direttore marittimo delle Marche, e l'arcapiano di fregata Mappacena, capo del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto, assicuro sin da subito leale collaborazione ed impegno incondizionato nelle mie azioni di comando. La pregressa esperienza in contesti operativi mi ha insegnato il valore del capitale umano. Esercitare le funzioni di comando a bordo delle unità navali si è sempre tradotto nell'onere e nell'onore di condurre gli uomini che ne componevano l'equipaggio, attraverso le difficoltà della navigazione. Nessun obiettivo potrà essere raggiunto senza l'apporto di un equipaggio affiatato e preparato. I risultati saranno frutto del lavoro di squadra. Desidero ringraziare tutti i miei familiari, in particolare mia moglie Sara e mia figlia Angelica, per il loro sostegno incondizionato. Infine rivolgo un pensiero agli uomini e alle donne della Guardia Costiera che incessantemente vanno per mare, in particolare a coloro che in questo momento storico operano nel canale di Sicilia, lavorando con coraggio fra la vita e la morte, sacrificando le proprie famiglie ed onorando la nazione intera. Grazie.